Voi siete dei commercianti e dovete esporre la vostra merce sul tavolo per venderla. Per poterlo fare dovete abbinare la carta etichetta alla relativa carta categoria prodotto. Si chiude con 5 abbinamenti di prodotti diversi, negozio generico, o con 4 abbinamenti di prodotti della stessa categoria, negozio specializzato. Valore carta etichetta. I valori 0,2,4 sono negativi, prodotto contraffatto o scadente. I valori 6,8,10 sono positivi, prodotto di alta qualità. Vince il giocatore che ha realizzato il punteggio maggiore. Quando un giocatore ha chiuso, tutti i giocatori contano i punti valore delle carte etichetta appoggiate sul tavolo, quelle in mano non valgono. Il giocatore che ha chiuso somma i suoi punti. 7 punti se ha creato un negozio generico, quindi in questo caso 12 più 7, 19 punti. 15 punti se ha creato un negozio specializzato. 30 più 15 uguale 45 punti in questo caso. A ciascun giocatore verranno distribuite 2 carte categoria prodotto da tenere scoperte sul tavolo e 2 carte etichetta da tenere coperte in mano. Ogni giocatore può avere un massimo di 6 carte categoria prodotto sul tavolo, raggiunto questo numero è possibile scartarle. Ogni giocatore può avere un massimo di 3 carte etichetta in mano, raggiunto questo numero può scartarle ma solo se almeno 2 abbinamenti di prodotti sul tavolo. Può da subito abbinarle o scambiarle. Ad ogni turno un giocatore può scartare una carta, categoria prodotto o etichetta, poi deve fare una sola delle seguenti azioni. Prendere una carta categoria prodotto dal mazzo carte o dagli scarti. Prendere una carta etichetta. Abbinare una carta etichetta alla relativa carta categoria prodotto. Così facendo il prodotto è in vendita e non si può più modificare. Dopo tira il dado e compie l'azione che il dado indica, sempre che sia possibile metterla in atto. I 3 simboli del dado sono scambio. Il giocatore scambia una carta etichetta che ha in mano con una carta etichetta in mano ad un altro giocatore di sua scelta. Canna da pesca. Il giocatore pesca una carta categoria prodotto dal mazzo o dagli scarti oppure una carta etichetta dal mazzo. Occhio. Entra in azione Sherlockio. Il giocatore chiede ad un commerciante di sua scelta di dimostrare la qualità di un prodotto in vendita, carta etichetta abbinata a carta categoria prodotto, facendo scoprire il valore della carta etichetta che poi rimarrà scoperta sul tavolo. Se un giocatore ha scoperto con un prodotto contraffatto, valore 0, la carta categoria prodotto e la carta etichetta vengono sequestrate immediatamente da Sherlockio e riposte in fondo ai relativi mazzi. Inoltre il giocatore dovrà lamentarsi pubblicamente dicendo in continuazione la frase scritta sulla carta etichetta valore 0, fino a quando il turno di gioco non torna a lui. Se un giocatore ha scoperto con 2 carte dal valore negativo, da 2 a 4, perde la seconda carta etichetta scoperta e deve rispondere ad una domanda sulla contraffazione. Se non risponde in modo corretto, dovrà saltare il turno di gioco successivo. La stessa cosa vale per la terza, quarta e quinta carta etichetta con valore negativo.